cioè se lui non viene capita la pasporca che arriva lì, se non è che parte subito, l'acqua non è che nel frattempo viene pulita, arriva lì. Tant'è che all'epoca il fatto del vicino si oppose all'argomento dello sformatore proprio ad evitare che arrivasse in Ticino un'acqua sporca. Allora lo scopre. In Ticino l'acqua sporca no, ma se l'acqua l'acqua sporca sì, no, questo non va bene. Dobbiamo fare qualcosa di progressivo. E quindi capire i tempi e soprattutto i tempi della manutenzione. Perché se in questo periodo l'unica vasca che funziona è quella del Senato, uno dei problemi grossi è come si fa a fare la manutenzione se, essendo l'unica, è praticamente sempre a disposizione. Perché può esserci la fortuna che da un temporale all'altro passa il tempo, può esserci la sfiga, come è stato quest'inverno, quest'estate, quest'inverno è stata l'Africa. Allora l'Africa rischia che la vasca tu la pulisci poco, e capite che se è l'unica diamine, non capire proprio che tu ci tocca. E le garanzie di questa manutenzione, perché la vasca di Senato è 1.000.000 metri cubi, altro che 250.000 metri cubi, 1.000.000 metri cubi che va sotto la grande, inizialmente 17 metri, e anche avevamo fatto una precisazione, attenzione, che ha bollato non a Senato, ma la vasca arriva al confine amministrativo, i campi non è che erano un confine amministrativo, c'è la falda. La falda non è 17 metri, più alta. E guarda caso i tecnici di MM è 14 metri, nel frattempo si è alzata. Allora attenzione, il trend della falda di bollate, perché è di bollate la falda, cioè la falda porta l'acqua bollante, è in continua ascesa. È un trend in continua ascesa e costante e veloce. Allora il problema è, se questa vasca serve, la vasca di Senato, dovesse servire per qualche anno, probabilmente la falda non viene toccata. Ma se va più in là, è qualcosa di non basta più. Allora la domanda è, quali sono le garanzie che la sua falda non venga toccata? Perché capite che non è solo l'odore malodorante, il problema della manutenzione, ma anche l'acqua potabile. Perché i nostri pozzi pescano da lì. E quindi c'è questo ulteriore problema. Che garanzia abbiamo sulla falda? Perché la falda, la dico prima, lo sapete tutti, è un problema penale, quindi è un problema non di poco conto, no? Per minacciare, per una considerazione molto banale da parte di chi deve fare una certa scelta, no? Qua chi deve fare certe scelte, no? Perché dopo caspita, la falda dopo tutto, nel senso che poi non c'è più. E quindi questa è l'altra domanda ancora. Poi, un'ultima considerazione. In questo progetto di parco non si parlava di pompe di scambio di calore. La domanda è, anche al Senato è possibile pensare a soluzioni di questo tipo? Io non ne ho sentito parlare, ma bisogna sapere se anche al Senato si può innescare un ragionamento di questo tipo. Sono vasche enormi, profonde. Forse sì, non sono un tecnico, quindi è un'altra domanda ancora. E ultima considerazione che volevo, la più culturale che non tecnica, è, mi sono andato a leggere qualche libro di storia e qualche libro di storia si racconta che al tempo degli antichi romani, nell'insediamento di Mediolanum, si raccontava dell'esondazione del Seveso, perché è un torrente che esonda a prescindere. Grazie. Buonasera a tutti, io nato da Torino. Perché invece le vasche di esultazione non passano uno scolmatore che porta acqua inizialmente sporca ma che possiamo pulire direttamente dal Ticino? Noi avremmo risolto completamente e definitivamente i nostri problemi. Il problema è che il Ticino non riceve l'acqua, la nostra acqua, l'acqua che
la riva Milano, quindi sulle nostre cantine e sporche c'è dentro di tutto. Però pare che ci sia una legge che dice che quest'acqua deve essere ripulita. Per legge, ogni comune dovrebbe fare tutto perché queste cose non essere messe a posto. Allora io dico, cominciamo con la cosa più importante, subito, facendo secondo scontro grande quanto tattono di fare poi i tecnici, si può dire che nel momento che vivremo il secondo scontro che faremo, non faremo nessuna vasca di deterrazione, nessuna vasca che consentirà a seguito di ingrossare e di morire, perché tutta l'acqua di eccedenza che arriverà rispetto al suo letto normale verrebbe deviata direttamente nel Ticino. E se vogliamo, investiamo dei soldi, se proprio necessario, sulla pulizia di quest'acqua che va nel Ticino. Io l'altro giorno sono caduto dentro a un'esondazione che hanno visto la vicenda grande, quindi non ho visto le gradine, però si vedono delle cose abbastanza strane. Vabbè, che sono abituati, però noi cittadini non siamo dei tecnici, però mi pare che la testa per la ragionanza ce l'abbiamo. Da una parte è previsto che l'acqua continuerà a cadere sempre in quantità maggiore, quindi se prima c'erano due esondazioni all'anno, la cosa probabilmente arriverà a avere molto di più. E se è vero che all'ingresso del senso dominante la portata è 140 metri cubi per secondo e in piazzale d'Agosto non so se è ancora 20, 30 o massimo 40, cioè è stata riportata 40, che sì, no, ci credo. Sì, sta facendo la funzione. No, vuol dire che gli altri 100 metri cubi che entrano, ci ricordiamo le notte del fine. E questo deve essere chiaro per noi, perché è una scelta di fare giustamente quello che ho detto qui, si impegna un po' di soldi, ma non di soldi non vedo, perché oltre a questo ce ne sono altri tre a notte, con un canale scolmatore da 220 metri cubi, con l'acqua trattata solamente su quel canale, spendendo su quei soldi, noi abbiamo definitivamente con un punto estimativo risolto il nostro problema. Grazie. Passare da Milano come 100 anni fa o anche meno,
per cui ammesso che riescono appunto, lo devono ripulire a 40 metri cubi al secondo perché è il massimo che accettate, allora 100 metri cubi al secondo corrispondono a 360.000 metri cubi in un'ora. Per cui la bassa di illuminazione è un po' di mezz'ora già piena, dopo visto che le esondazioni durano più di un'ora, per cui si è presto a capire quanti milioni di metri cubi continuano a esondare il Milano. Spero che facciano anche l'invarianza idraulica, perché dal conteggio così approssimato che ho fatto per quanto riguarda l'invarianza idraulica, la legge dice che i territori urbanizzati devono scaricare dei 20 a 40 litri al secondo per essere impermeabile, e attualmente un dato ufficiale dice che scaricano 89 litri al secondo per metterlo impermeabile, per cui il doppio, il triplo, il quadruplo. Per cui se facendo un conteggio approssimato, se i 5 comuni dalla Palazzolica del Modignano fino a Bresso si mettono in regola con l'invarianza idraulica, probabilmente più di 1 milione di metri cubi vengono trattenuti solo se rispettano la legge di scarico di acque meteoriche del seguito, forse anche 2 milioni di metri cubi. Questo è quanto. Poi un'ultima cosa. Dove prima dell'anno 2010, dove c'è stata la inondazione importante, l'eccesso di metri cubi che erano in arrivo con tempo di ritorno di 100 anni erano 2.900.000 metri cubi che potevano arrivare in più verso Milano. Dopo l'esondazione del 2010 i metri cubi al secondo sono stati aumentati da 2.900.000 a 5 milioni, quasi doppio dopo la fondazione del 2010, e sarebbe interessante capire adesso dopo il 2014 a quanti milioni di metri cubi che possono arrivare come dato ufficiale. Questo è un tempo di ritorno di 100 anni, però già il dato ufficiale del 2010 i tempi di ritorno erano già diventati meno della metà. E, considerato il rischio e milioni a causa dell'eccessivo scarico di gas con l'effetto serra, continuo a aumentare questo rischio. Va bene, sono solo questi dati che ho voluto darvi. Per il progetto, mediamente sono 15 minuti per l'evento massimo, questo dice la legge, e quindi loro lo sanno, se va bene non hanno anche 2 ore, però possono farlo anche per una volta, tutto dipende poi del volume. Quindi se avessero presentato i dati, visto che fanno la cittadinanza, a volte ci possono essere anche dei loro colleghi, persone che li capiscono, avrebbero dato ipotesi del progetto. Superficie, intensità di pioggia massima prevista dal quale con il pregresso e per la futura. Che cosa dicono le previsioni nel tempo sulla topografia? Perché noi stiamo facendo un'opera che si conclude tra 3 anni, 4 anni se va bene, e non sappiamo che tra 4 anni questa massa poi lavorerà in 5 minuti,
che gli eventi possono cambiare. No, non è stato detto, non lo so. Io so che quando viene data l'autorizzazione all'APO, quando si fanno le vasche di Pioggia, quando si fanno le vasche di laminazione, dopo un po' non vedete sognare all'interno dell'edificio. Ma io mi sto dicendo, quello che lo dico, ma nel progetto non è stato dato, tant'è che qualcuno ha chiesto, ma non è stata data la risposta, dice che si è trovato in difficoltà, è un dato che dovrebbe avere perché non essere il progetto per definire la vasca. Ma voglio dire, è considerato i cittadini, questo è il progetto, rispondersi non tipo l'arte, l'acqua non viene sporca perché nel primo tempo nelle vasche erano le acque più turbinate che ci sono su tutta la superficie del territorio. Non so se vi è presente ancora un tempo, questo è per stare tranquillo, ti va al massimo inquinamento, deve il massimo concentrato. Io vorrei che gli ingegneri ci avessero detto, guardate, abbiamo fatto le prove nelle varie esondazioni che ci sono state, abbiamo avuto che le acque che abbiamo inserito nel tempo dell'esondazione 4, 5, 6 ore, abbiamo visto che nel tempo la concentrazione di questi tipi di inquinanti è andata così, la quantità di sedimentato è stata questo, in modo che poi possiamo sapere che 250.000 metri cubi di acqua che va nella vasca si crea magari uno strato di 50 cm di sedimentato. Sappiamo, non si vedono come fanno ad allontanare il sedimentato. No, non ho visto nessuna sistema, c'è un problema postico e un problema successivo, perché se io passo con le luce e vado a fare le passiamo già e vieni riguardo adesso mi guarda. Non mi fanno servito le luce. Quando mi presento sono un chimico, sono un ingegnere chimico, oh, e quindi giusto? Okay. Allora però mi è stata io non ho visto bene mi sembra nel modo in stato se c'è se potrebbe salire con i camion anzi porto oppure il sistema previsto per sospensione o delle porte non è stato detto nulla in merito, le ruspe poi ci sono sì, ci sono no, non lo sappiamo, da quello che ho potuto vedere non c'è più una strada di accesso perché sono una certa movimentazione. Ecco. Queste sono grandi che bisogna dare alle persone per poter valutare, no? Il problema dell'uso a prato. Se io ho delle vasche la superficie a prato, è sporca. Specie che sporca anche di inquinanti, in una zona che è ricca di insediamenti, a rischio di incidenti di sostanze altamente inquinanti, ci sono tanti impianti di trattamento d'acqua a cielo aperto e quando piove questi si può generare. No, io sto dicendo, ho chiesto, non è stato presentato, ho detto come presupposto al mio intervento, perché la cittadinanza si tratta in maniera corretta se si vogliono sostenere il progetto corso. Esondazione, se si va bene, giustamente come dice il signore,
ti possono ridurre la legge di esortazione a due, a uno, ma quando le persone vengono esondate, come è successo in novembre, dove la gente ha dovuto cambiare le centrali termiche, hanno dovuto dettare le norme, hanno dovuto cambiare le macchine perché ci sono tante garage meno una, meno due, quello non lo sa nessuno, perché la vasca di laminazione come il suo progetto è una condizione necessaria. Se al di sotto lì funziona, altrimenti non funziona. E può cambiare anche di sport in un anno, se per 10 volte la pioggia, l'intensità, l'evento meteorico è tale, quindi supera e è sotto. Quindi questo che sia ben chiaro, le vasche di laminazione non escludono e non salvaguardano le situazioni. Se sono al di sotto bene, altrimenti ci sono. Se tu non puoi superiore con la loro capacità, bene, perché dopo che la vasca di Senago si riempie e l'evento meteorico dura 5 ore, la vasca di Senago è stata progettata per un'ora, è stata progettata per 2 ore, per 3 ore, la situazione non è cambiata. Perché tutte le vasche contemporaneamente, se la pioggia ha la stessa intensità del territorio, il bacino del Senago, ha un'ora, a 4 ore, a secondo dell'evento, 15 minuti, l'anno sarà allagato come abbiamo avuto fino adesso. Penso di aver dato un chiarimento, non vado oltre, è il problema dell'eliminamento del prato, che stanno diventando, non si possono utilizzare quei prati, dopo che sono state 24 ore, tra l'altro con la sedimentazione, perché devono essere una pasta salata, perché altrimenti non si può utilizzare, magari i bambini che vanno lì con la lima, che viene assorbita, ci sono sostanze tossiche in uscita, vedete tossiche. No, hanno detto che si possono iniziare. No, ma sono stato attento, perché la parte si trova la pista di carne. Va bene, questo è il problema, non mi risolvono le situazioni. Se supera il valore del progetto, e l'abbiamo alla stessa maniera, con la stessa intensità. Un po' la situazione. Allora, una domanda che però ho bisogno di fare è, dato che mi interessa particolarmente perché ho un negozio via della Furba e della via centrale della Unione Milano, allora mi serve sapere, visto che siete andati a fare la mia ispezione sotto, le sponde, perché il fiume quando corre mangia di fianco. Come sono messe le sponde? Perché noi abbiamo un palazzo, e dove ho l'attività io, che ha qualche piccolo problema, qualche cedimento strutturale. Non mi scende più una crepa. E diciamo che ho qualche crepa eventualmente anche nel pavimento, una cosa d'altra. Questo è dato, sa da chi? Da sempre. Le persone che siete lì, non ce n'è una che abita via Balfour, via Balmaia, in via De Martino. Problemi che abbiamo noi, non ne avete mai neanche, forse la puzza, che forse vi darà fastidio quando vi metteranno il progetto della vasca da cose d'altra. Ma forse solo quello, forse. Sì, le malattie verranno fuori dopo qualche decina di anni. Senti, allora la malattia si viene da 35 anni, va bene? 35 e tutto tutto. Perché fino adesso non hanno risolto il problema e oggi posso dire di ringraziare l'amministrazione, anche se vado a dire qualcosa,
per il fatto che c'è stato questo sforzo che stanno facendo, che le altre amministrazioni, devo dire, che non l'hanno mai fatto. E questo è un ringraziamento, ma non chiesto alle carte, non sto legando nessuno, io sto dicendo la vera e santa verità. 35 anni, signori, sono tanti, tanti. E il problema non è il senso, è il dopo senso. Che c'è tutto il fattore in giro, mette il microfono. C'è il fattore in giro. Per tre giorni i commercianti non lavorano. Per tre giorni i commercianti sono lì a guardare che l'AMSA pulisca che velocemente. E questo è quello che i commercianti subiscono da 35 anni. E ora sono perché non c'è confronto, non c'è confronto, ok? No? Che l'acqua si lava a me, è il problema della soluzione. Io mi sono inventato domani mattina, io non posso non dormire o svegliarmi la mattina e vedere che piove e mi girano leggermente perché non so se riesco ad andare a lavorare. E sanno che persone che non lavorano quando sono assenti, sono un quartiere pieno di gente che non può lavorare. L'ospedale di Infarma non lavora. Questi sono i problemi, non quelle robe lì che dite voi. No, andate per dire, questo è il nostro problema. Allora, vediamo come lasciare tanto la voce e non urlare quando qui ci sono veramente dei grossi problemi. Il dopo siete. Mancato il lavoro è tre giorni, questi tre giorni che veramente i signori commercianti sono lì. E i soldi non ne arrivano dall'amministrazione, eh? Non è che arrivano e dicono devo dire che i soldi li hanno anche gli altri, non per questo motivo. Veramente il problema a Seveso esiste solo nel quartiere di Prato Centenario, perché poi dopo è chiaro che l'ultima presentazione è andata fino alla rossa da Cordellano, ma il vero problema è di Prato Centenario e i residenti lo sanno, la gente che ci confronta, che legge il giornale e dice legge l'esondazione del Seveso, finita lì, noi invece ci dobbiamo tirare sulle mani e nessuno ci viene via dalla mano a pulire il negozio, la cantina, il magazzino. Sono cavoli nostri. Grazie. Grazie. Parte adesso,
Quindi su questo c'è un sistema di popolazione, ha bisogno poi degli anni perché il nervo di fiume ha bisogno di essere pulito, ma sono capito, quindi noi abbiamo chiesto alla regione adesso i sistemi per fare la depurazione con le risorse degli ambiti. Io dico, condivido quando qui mi si dice che bisogna pensare agli interventi a monte, che cambia la strategia di come si lavorava in questi anni. Io come comunicano nel nuovo regolamento di legge abbiamo messo dentro queste, gli aspetti di valenza idraulica, questi aspetti li abbiamo messi, cioè, sulle costruzioni nuove, no? Perché diciamo, la soluzione di dividere le acque, eccetera, e di fare le vasche, i condomini, il quartiere, non viene da ognuno, deve prendere il suo condominio, fare la sua assemblea, mettere dei soldi e guardate questo in tutti i comuni. Allora io dico, è giusto che noi dobbiamo lavorare perché si rispettano le norme, si cominciano a fare i piani sulle invarianze idrauliche, si cominci a trattenere l'acqua, a separare l'acqua, quindi a prendere i fuochi. Deve essere fatto. Questo è uno scenario lungo, che ha bisogno di 10, 15, e bisogna iniziare a farlo. E ripeto, sul nostro pezzo abbiamo cominciato a farlo. E dobbiamo andare avanti decisi. Noi diciamo, lavoriamo in parallelo. Certamente quel percorso va fatto, perché è come abbiamo anche più, e quindi condivido tutto. Però intanto noi dobbiamo rispondere, non possiamo dire aspettiamo 15 anni, ma dobbiamo cominciare a rispondere. Allora, il tema di queste vasche, come avete visto, tutte, in particolare questa, è un lago. Allora, nel momento in cui quel processo ne riesce a trattenere le acque, quello sarà sempre un lago di acqua di fatta pulita. Cioè se io riesco a lavorare in parallelo, come quello che lo vedeva prima, quando è? Non è che io le vado a chiudere, cioè le riempio di terra. Queste vasche sono degli ambiti di lago, di avvallamento, di traffico, eccetera, che nel momento in cui quell'altro processo lungo arriva a termine, questi non saranno usati come base di contaminazione, ma saranno dei laghetti, avvallamenti dei parchi e quindi avremo insieme un territorio più fluido. È l'unica soluzione in quel posto lì, si poteva andare da altre parti. Il tema noi come Comune di Milano abbiamo cominciato a dire nello spazio che c'è tra dove entra l'acqua e lo spazio attorno, lo spazio è quello lì. Certo, adesso vogliamo fare la Palermo, vogliamo fare la Pormana, vogliamo fare adesso. Certo, va fatta vicino al fiume o vicino allo scolatore. Perché io posso dire, c'è un'area abbandonata a un chilometro da qua, no? La devo fare il canale che porta l'acqua, poi il canale che la tele pompe che lo ritorno. E questo vuol dire tempo, perché spendere più soldi. E poi vuol dire i tempi di tutto il lavoro. Quindi la caserma deve essere lì. La caserma sa, se non conosce il territorio, se lei non conosce il territorio. Scusi, io l'ho ascoltata, e tanti viene anche per essere vicina per piacere. Allora, la caserma deve salire, non è successo. Allora vuol dire che devo fare in un territorio dove ci sono le case, il canale per centro va alla caserma e poi che torna. No, questo per dire, no? Allora io vuol dire che le famiglie le cose. Perché io penso che questo non sia una soluzione. A poi, no, ma la soluzione a Valerio Caserma sta facendo l'area della SNIA che è vicino al territorio. E l'altra è invece è il suo scontamento. Quindi sono vicino al fiume. Qualcuno prima chiedeva dei danni? Milano? No, per parlare di centro, perché sono sulle schede ASDA presentate in regione, settore protezione civile, documenti. Consultivo, non preventivo. Allora, sono 250.000 euro di ANSA per tutta la pulizia e lo smaltimento dei panni.
sono 2 milioni di euro con MR per la pulizia del teatro dominato e la riqualificazione, come qualcuno diceva, la riparazione del campo. Fare... 25 mila euro di polizia locale, protezione civile, spese per tutte le attività durante la fase. 1 milione di euro pagato dal settore dei mani e casa per le caldaie, gli impianti, gli ascensori delle case popolari, delle case condominiali, dei servizi delle scuole, non abbiamo avuto gli adattamenti. 1,5 milioni di euro che ha speso il Cap Holding, perché se vi ricordate a luglio era scoppiato la tubazione che porta l'acqua di mezzo, ormai eccetera, mentre tubatore, in via Militanto, si era scoppiato e ha dovuto rifare tutta la tubazione, la strada è su 1,5 milioni di euro. Quindi 5 milioni di euro circa per spese pubbliche, a cui dobbiamo aggiungere i privati. Noi abbiamo fatto per la prima volta una raccolta dei danni e abbiamo dato fino adesso 500 mila euro di contributi ai cittadini e imprese che ci hanno presentato, abbiamo dato il 50% del documentato e fino adesso sono arrivati a 500 mila euro, ne abbiamo ancora una parte su un centinaio in cui stiamo verificando le fatture più avanzate, per cui si arriverà a 600-700 mila euro, che vuol dire il contributo che noi abbiamo dato a questi solo per luglio, non ci siamo prima, di un danno che era almeno doppio. E quello è quello documentato. Poi ci sono i privati che la macchina a quel punto l'ha dovuta buttare e comprare nuova, ha pagato con un'altra nuova e chiama quel danno, non può essere il costo della macchina nuova, però quel privato l'ha messo. Quindi solo così superiamo già i 6 milioni di euro. Cifre precise, non sono così, ma sono documenti ufficiali presentati al Comune in Reggio della Lombardia. Quindi per noi diciamo, qui c'è un progetto, c'è una cosa, è migliorabile, abbiamo parlato del profondo di prezzo per migliorare, eccetera, però intanto ci dà una soluzione. E insieme alla pulizia delle acque e a un sistema di miglioramento di tutto il sistema vuol dire cominciare a mettere un paletto chiaro e i dati di AIPA ci dicono che calcolati sui 100 anni di questo sistema ci tutela, è chiaro che poi le garanzie per la vita è quello che succederà, possiamo che fare, ma intanto abbiamo una risposta dal punto di vista. È modificabile pure il progetto? Il progetto, se mai spiega male, stamattina è giunta, abbiamo fatto un'approvazione, adesso. Cosa intende per il progetto modificabile? Cioè, voi presentate questo progetto. Sì. È definita qui la comunità, stiamo discutendo di come viene progettata la vasta denominazione, non se è di fatto la vasta denominazione, questo sì. C'è un'alternativa? No. Non potete andare in grado, sì, e dico anche più su questo, prima diceva il signore in fondo. No, nel senso che siccome io non abito qua dietro come Granelli, quindi vengo anche spesso, ma sono questa, sono senso. E solo in questa sala, almeno la terza assemblea che facciamo in questi anni, viene presentato ogni volta lo stesso piano con dei pezzi in più. Secondo me c'è un problema di fondo nel quartiere che dopo 40 anni che sono in servizio nessuno crede che la facciamo per davvero, secondo me. Questo è l'elemento di fondo che... Ma non è che fare qualcosa di sbagliato, la terza Sì, questo piano non è emendabile e lo facciamo. Questo piano ha ogni volta un passo in più. Ma vedete che lo facciamo anche perché riusciamo ad approvarlo dentro questo mandato. E noi perdiamo più volentieri le elezioni che non realizzare questo piano. Non credo. Sì, da sicuro. Perdiamo più volentieri. Se devo scegliere tra perdere le elezioni e non riuscire ad approvare questo piano, preferisco perdere le elezioni. Questo piano, siccome noi siamo pieni, che non è più di me, ma se lo chiedo i cittadini in maniera ingenerosa come il signore del fondo, quando poi sono nel senso l'anno scorso come negli ultimi 40 anni, ti vengono a dire questo prima, noi a costo anche di sentirci della materia
di chi non vuole la vasca sul suo cadere, perché va benissimo, ma noi questo piano lo vogliamo perché abbiamo ancora un anno, abbiamo la forza politica, la forza amministrativa e finalmente le risorse per farlo, e lo facciamo. Punto. Ma se, ha soltanto voluto sottolineare l'importanza di rivedere i progetti. Sì, per cui politicamente io non me la sono mai presa con Maran e mai presa con Granelli, ma soltanto me la sono presa con Granelli perché non hanno voluto discutere il progetto. Benissimo. Noi abbiamo visto da, siccome non abbiamo organizzato né noi, né 2 anni fa, né 3 anni fa, né 4 anni fa, ma questo piano dell'Aifo esiste da 2 anni anche per oggi questa versione, ma il tema della sottolineazione esiste dal 2007 e l'unica alternativa concreta rispetto al piano di bassa determinazione è quella di citare qualche altra cittadina che era il meccanismo dei canali di scomatore. Il problema dei canali di scomatore è che ci sposta l'esondazione in altri territori. Le uniche analisi esistenti erano queste due. Tutti i tecnici che si sono coinvolti in questa partita, dai, per me, agli altri che hanno sentito, il tuo progetto preferiscono i canali, le vasche di determinazione. Noi, di fronte alla discussione, nessuno in questi anni ci ha mai detto quella che è la verità di fondo, ma che insomma, se pensiamo a cosa pensano gli altri cittadini che si prenderebbero l'acqua del canestronatore, a tutti quelli del Val di Milano, no? Alla fine il fatto che esondi in questo territorio, a tutti gli altri, alla fine è convenuto, perché non si sono beccate le esondazioni, i problemi e le soluzioni, no? Allora, l'unico elemento che abbiamo per ridurre drasticamente le esondazioni in questo momento è il sistema di vasche di determinazione. Siamo partiti da lì, siamo anche andati a cercarci soldi, finalmente abbiamo trovato un governo nazionale che ci dà i soldi di macchina, ma tutto è partito anche perché noi abbiamo messo sul tavolo come comunità 20 milioni di euro per realizzare la vasca di Senato. C'era prima un cittadino, lei, no? Che ha fatto un discorso che è stato intanto di uno dei pochi che ha seguito. Mi sembra la gran parte dell'essere in questi anni, perché quando sono vere molte delle cose che diceva quell'intervento, siamo partiti dicendo non abbiamo qualche progetto, qualche idea, non abbiamo i soldi. Quindi se no metterli, ci dite qual è tecnici, la prima cosa che serve, la vasca di Senato, benissimo, cosa per capire, non c'è nessuno, e andiamo a mettere noi. Voi che non c'è più l'anima di dire che non si può fare perché non ci sono i soldi, qual è il passo successivo? Non basta la vasca di Senato, bisogna fare altro, benissimo, iniziamo a pianificare, a fare i preliminari, vediamo. E a un certo punto, quando io sono andata l'ultima volta, come si vede nel senso purtroppo che non piace a noi, finalmente ci siamo trovati, anche il governo nazionale, che a differenza di tutti quelli di prima, ha detto, beh, noi ci siamo questa volta, mettiamo quello che manca, benissimo, allora possiamo progettare le cose, bastano queste cose, non bastano, serve la vasca su. La vasca sud si può fare anche in altri territori. Ora, con chi faccio? Con i milanesi della città? Diciamo agli altri che si fanno le vasche a casa nostra, non ci hanno lasciato a casa nostra. Con chi faccio? Si può fare anche in altri territori sulle piane secondatore? Probabilmente sì. Fino a che io sono assessore, non la facciamo dall'altra parte. Facciamo un pezzo anche a noi. Bravo. Anche noi la facciamo. Anche noi. Bravo. Secondo elemento, ci basta fare le vasche di camminazione? No. No. E quindi abbiamo detto vogliamo anche il piano di pulizia del fiume. C'è il piano di pulizia del fiume? Sì. È partito il piano di pulizia del fiume? Sì. Perché sarebbe essere il primo. Per essere il primo, vorrei essere il primo. Lo stanno facendo la mappatura degli scambi abusivi. Ma nel momento in cui uno dice con quel tono impertinente state facendo la mappatura degli scambi abusivi, io le dico non solo la stiamo facendo, ma lei non può usarla come scusa per dirci che non dobbiamo fare le vasche di determinazione. Perché esattamente sì, invece abbiamo bisogno per dirci di un sacco di scuse, che sono le stesse scuse che hanno impedito per 40 anni che le tasse sono da 6.000 euro. Cosa stai dicendo? Ci sarà qualche cosa. Sì, esatto. Sì, vedi, sta dicendo un'altra cosa. Io sono dicendo tanti distinguo in questi anni, non ho visto nessuno imboccarsi le maniche per risolvere il problema. Noi ci stiamo provando, noi ci stiamo provando. Passano le vasche di camminazione? No, passano le decorazioni? No, dobbiamo fare anche dell'altro. Il piano 10, il piano d'acquisto che abbiamo approvato in giugno
giunta due settimane fa, 170 milioni di investimento per il sistema idrico fluviale, parla finalmente anche di separazione delle acque. Ragazzi, ma chi crede a chi mi dice che in 3-4 anni si separano le acque? Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Il piano che ci siamo fatti, magari non è il migliore del mondo, ma degli obiettivi che si chiamano 2037. Allora, 2037. Perché se uno vuole fare un piano serio per la separazione delle acque, ci mette 20 anni in città di Milano. E anche quello che deve fare il Cinisello, che devono fare gli altri comuni del nord Milano, tutti quanti, che non hanno esattamente la nostra urgenza di risolvere il problema, perché l'isolazione ce l'abbiamo noi, anche la domanda. Ma sono dei santioni? Sì, sono una sanzione. Una volta che abbiamo sanzionato, allora noi ci vediamo al finito, ci vediamo con tutto quello che volete. Però le cose che stiamo facendo i piani cambiano anche il corso d'opera, quando si diceva la vasca di Senato, detto che è uscita dalla via, che sta uscendo dalla via, è molto diversa da quella che c'è. Allora qui abbiamo anche il fatto che nonostante tutte le questioni, ci stanno lavorando ai progetti per migliorare, stanno facendo, tenendo conto anche le esigenze, tutti quanti riteniamo all'obiezione prima. Ci occupiamo di tenere anche la falda distante dalle vasche, beh, il progetto è cambiato. Probabilmente anche la vasca iniziale non aveva problemi rispetto alla falda, ma perché nel momento in cui facciamo la valutazione di impatto ambientale non dobbiamo prenderci un franco maggiore? Se dobbiamo fare una vasca al parco 9, non è che ci siamo messi lì e l'abbiamo disegnata con MM. Se quanti incontri sono stati fatti tra MM e il parco 9, perché una vasca la si può fare in 100 modi diversi, allora cerchiamo una modalità che è più coerente con il territorio che ospita. Vogliamo il piano che è stato approvato da Ambito per la separazione delle acque non è ottimale, ce ne sono di migliori, si può sempre aggiornare il piano, siamo pronti a raccogliere ogni tipo di miglioramento, però il miglioramento non deve essere un alibi per dire stiamo fermi, aspettiamo e non facciamo, su questo sono intransigente, devo dire, perché lo stiamo fermi, vediamo e non facciamo, ci siamo trovati tutte le esondazioni del 2013 e del 2014 e il fatto che, come ricordava l'Aipa, questo piano è pronto da anni e poteva essere finanziato e realizzato anni fa e le esondazioni del 13 e del 14 non avvengono è una cosa che ci fa profondamente rabbia, profondamente. Allora, noi questo errore non lo vogliamo fare a costo di farne degli altri, a costo di farne degli altri. Allora, stiamo lavorando, abbiamo una tabella di marcia serrata, il preliminare è stato approvato oggi, al definitivo c'hanno 120 giorni per farlo e stiamo chiedendo di farlo in 90 perché vogliamo recuperare un altro mese, facciamo la valutazione di impatto ambientale, alla valutazione di impatto ambientale chiunque ha delle migliorie, delle proposte, delle preoccupazioni, non solo le può ma le deve presentare perché è il modo per cui vengono valutate tecnicamente. Noi non ci occupiamo solo di quello, abbiamo un piano per separare le acque, abbiamo un piano per la depurazione, vanno monitorate perché quelle azioni per la depurazione vanno fatte, non è una scusa per far passare i vasi, vanno fatte tutte e due le cose, bisogna stare appresso a tutti i comuni, alle aziende che si occupano di acqua perché vengono fatte, però questo è un percorso ed è lo stesso, ed è questo, è un passo in più rispetto a quello che abbiamo detto qui all'assemblea di luglio, è un passo in più rispetto a quello che abbiamo detto qui all'assemblea di due anni fa. Allora stiamo seguendo un percorso che è coerente, può piacere o non piacere, cerca di recepire le obiezioni di chi entra nell'idea di risolvere il problema e magari risponde in maniera un po' seccata a chi cerca solamente di ventilazionare i tempi, però stiamo cercando di farlo con una logica, perché quello che diceva anche prima il signore che c'è addosso, no? Adesso noi siamo stati i primi a dare un rimborso per i danni del senso, no? E io credo che tra qualcosa che zero sia per meglio qualcosa, ma non nascondiamoci, noi possiamo dare una mano fino a un certo punto, i disagi che ha avuto lei, che hanno avuto tutti gli altri, i disagi anche che ha il fatto che una città come la nostra non si può consentire che un quinto o un sesto della città sia soltanto per alcuni giorni, non sono neanche misurati per gli economici, non lo sono, anche se il rimborso fosse stato 5 volte superiore, non l'abbiamo risolto, dobbiamo risolvere il problema, nel mentre cerchiamo di accompagnare i passaggi, ma dobbiamo risolverlo, questo piano ci dice che in 3 anni lo riduciamo in maniera estremamente drastica,
Altri ci dice che praticamente non è rischio, possono contestarlo o meno, bene, ma sicuramente lo dice in maniera drastica. Poi vediamo di fare le azioni successive, se non facciamo la separazione delle acque, non risolviamo niente in prospettiva, perché oggi dobbiamo ragionare con la condivisione di mezzo di mezzo cubi, ma i cambiamenti meteorologici ci impongono di fare le acque, allora dobbiamo accompagnare con le tecniche. A me sembra un piano che ha la dignità di ottenere dei risultati in un tempo certo, che non è poco in questi tempi. Poi tutto è migliorabile, tutto sta cercando anche di migliorare. Grazie, direi che possiamo chiudere la serata, mi sembra che sia un piano piuttosto articolato e un po' ridurre solo la contaminazione che sta molto limitata. La condizione di base che dobbiamo considerare è che a Palazzolo per il zero, perché ovviamente sono attive di tirare il passo. In questa situazione la portata che arriva in ingresso alla portata, alla tombinatura di Milano è di circa 60 metri cubi secondo. Di questi 60 metri cubi secondo, 35 para 40 possono proseguire verso la tombinatura perché la porta, ok? 60 meno 35 o 40, consideriamo 35, sono 25 metri cubi di differenza che la vasca deve passare. Se fate 3 ore, non sono 15 minuti come ha detto qualcuno, in 3 ore se lei, poi adesso stiamo facendo un calcolo costante, il picco non è costante, ma bisognerebbe presentare delle onde di piena, in cui il valore 60 si presenta solo per 2 o 3 ore. Ok? Queste sono le portate da non avere mai nessuno nascondito. Grazie. Allora, piccolo, piccolo andamento, sono domande che sono state già fatte a Raico anche per quanto riguarda la vasca del Senato, per cui volevo vedere. Con risposta a Paziosi. Va bene, facciamo così.